fin da piccolo venivo qua con mio padre. Lui, quando io avevo 5-6 anni, aveva tre operai, lavorava qua tutti gli inverni e quindi se non andavo a scuola ero qua con loro. E mi ricordo, avevo 7 anni, era il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, mi hanno portato qua in Pesciara e gli operai che stavano togliendo i blocchi dal livello fossilifero mi passavano ogni tanto dei blocchi per aprirli con il martellino e mi hanno passato un blocco, ho dato tre colpi secchi ed è uscito un fossile meraviglioso, si chiama Menerombea, è uno dei pesci più belli della Pesciara, è rotondo, ha due baffi sotto che sono due sensori, è un pesce elegante, bellissimo, è il simbolo di Bolca. Bolca è un paesino della provincia di Verona. La Pesciara è una miniera, ma non si estraggono, diciamo, minerali, ma pesci fossili. Sono probabilmente i pesci fossili più belli di tutto il mondo. I miei avi hanno lavorato sottoterra per più di 250 anni, io sono la settima generazione. Si stima che siano usciti quasi 100.000 pesci e sono state studiate più di 250 specie di pesci. In questo posto è uscito il più bel pesce angelo della Pesciara, è un fossile particolare, in Pesciara è rarissimo. Bolca, diciamo, è stata conosciuta in gran parte proprio perché è uscito questo pesce che ha fatto in poco tempo il giro del mondo. Dobbiamo pensare che i pesci fossili hanno 50 milioni di anni e 50 milioni di anni fa erano ai tropici perché i movimenti tettonici li hanno portati qua. Come specie sono tutti estinti perché si sono dovuti adattare, diciamo, ai nuovi ambienti, però sono gli antenati di quelli attuali che vivono oggi in tutti i mari del mondo. E quindi trovare una specie nuova è molto interessante per il fatto che si riesce a capire l'evoluzione che hanno avuto i pesci, gli ambienti in cui sono vissuti e anche perché sono morti. Dopo che i pesci sono morti, sono calati sul fondale, sono stati coperti, diciamo, dalle sabbie che poi nel tempo hanno solidificato formando questi calcari, c'è stata attività vulcanica e l'attività vulcanica con le ceneri ha coperto e protetto il giacimento per 40 milioni di anni. I pesci di Bolca sono belli perché sono anche della Pesciara, soprattutto sono distesi, le pinne sono aperte, non sono chiuse, e la bocca è aperta, probabilmente tentavano di respirare, non c'era ossigeno. È una fotografia di un pesce morto, però che sembra vivo, per il fatto che si vede che stava cercando di fare un qualcosa, o di scappare o cercare di vivere perché aveva la bocca aperta. Il lavoro in galleria è quello di estrarre dal livello fossilifero gli strati a pesci, è come sfilare un libro di pietra. In ogni caso, quando ho sfilato lo strato, il libro è sempre chiuso. Poi, in un secondo momento, con i martelli devo andare a sfogliarlo, ad aprirlo. E quindi, alla fine, è come andare a togliere da una biblioteca un singolo libro. Ce ne sono 13 in questo livello fossilifero, uno sopra l'altro, con 200 pagine di media. Se io trovo un pesce nel terzo strato e nella 150esima lamina, l'ho già catalogato. Quel pesce l'ho trovato nel terzo libro e nella 150esima pagina. Se si scava per un po' di anni, si sa che nel terzo libro magari trovo più vegetali e meno pesci. Nel penultimo libro di pietra o strato trovo dei pesci magari diversi, un po' più di barriera corallina e meno delle acque salmastre. Si prendono tutti i dati per ricostruire l'ambiente. Non è difficile perché appunto il livello fossilifero è una libreria e quindi ad ogni pagina è segnato il fossile che viene trovato.